È un football club formato playoff, quello che si presenta al Vittoria Borghese di Anzio, strappando un 3-0 secco all'Anzio Lavinio, senza repliche. I gol arrivano da Premici al 21esimo minuto del primo tempo, da Sconciaforni al 32esimo della ripresa, e il tris è firmato Craxi di testa al minuto numero 39. Per il football club prosegue così la lotta al secondo posto, in possesso però della Roma, vincente sul San Lorenzo. Con l'Aprilia, primo matematicamente quest'oggi grazie al 6-1 sul Palestrina, sarà proprio la Roma all'ultima giornata a determinare anche il futuro degli Orange. Inizio di gara, a dire il vero, è quasi tutto a favore dei padroni di casa, che sfruttano al meglio il proprio fattore campo, il diverso rimbalzo che causa il pallone. La prima occasione arriva da calcio di punizione, al 7° minuto di gioco, con la conclusione da parte dei padroni di casa, che però termina alto dopo un lungo batti e ribatti vicino all'area di rigore. All'11° è ancora Lanzio Lavigno a cercare di andare vicino al vantaggio, ma il tiro dal limite dell'area da parte dei padroni di casa in biancazzurro termina fuori, non di molto. Football Club che riesce a farsi vedere poco dopo con la conclusione di Fratini da calcio piazzato, parata però senza problemi da Moriello. L'emblema di quanto dicevo poc'anzi arriva al 17esimo con Diamanti che si fa scavalcare pericolosamente dal pallone, ma per gli Orange è salva l'azione del Lazio Lavinio. Così il vantaggio arriva al 21esimo minuto con Premici che toglie questo pallone vacante in area di rigore e lo scarica in rete senza pensarci di destra. 1-0 Football Club al Vittoria Borghese di Anzio. Il gol del vantaggio scioglie gli ospiti, che poco dopo, proprio sullo stesso tipo di calcio di punizione, vanno vicino al raddoppio, ancora con Premici, ma stavolta di sinistra, che termina alto, sopra la traversa. Lanzio Lavinio riesce a rendersi pericoloso però solo sul calcio di punizione, ma stavolta Diamanti è attento e blocca in presa bassa. Finale di primo tempo, con ancora Lanzio Lavinio e ancora un calcio di punizione a rendersi protagonista. Ma la conclusione è ravvicinata, è facile tre di Diamanti. Il primo tempo finisce qui e la ripresa vede ancora Lanzio Lavinio a tentare la battuta da calcio piazzato. Ma la conclusione di De Francesco è troppo alta, con il corpo messo decisamente non bene. Il Football Club però preme e va vicino al raddoppio poco dopo, quando il suo numero 9 di testa sfiora il raddoppio, Mauri, di poco sopra la traversa. Lanzio Lavin non riesce a rendersi pericoloso prontamente, come questo tiro un po' troppo velleitario che termina sul fondo. Così inizia il duello tra Sconciaforni e Amoriello, il portiere dei padroni di casa. La prima azione è al 17esimo, la seconda è al 30esimo con questo tiro a giro che termina alto non di poco, mentre la terza, alla 32esimo, preme il contropiede vincente da parte degli ospiti. Craxi va a servire in profondità proprio il suo compagno Sconciaforni, che di sinistra batte Amoriello per il 2-0 degli ospiti. Orange 2, Lanzio Lavinio 0, per il Football Club la vittoria, cosa fa? Il tris arriva infatti al 39esimo, quando manca poco ormai al fischio finale, è ancora Sconciaforni a far partire l'azione, a rifinirla, a servire l'assist per il compagno Craxi, che di testa batte ancora Moriello, è il tris per il Football Club che coglie 3 punti, molto importante, qui ad Anzio. Anche perché dopo 2 soli minuti di recupero, per il direttore di gara, il signor Altobelli, può finire qua. Il 3 del Football Club su Lanzio Lavinio.